Messi ti ha detto che la segheria chiude? Cosa c'entra Messi? La segheria è del russo? Il russo la vuole chiudere? No, non è vero. Messi mi ha detto che il russo vuole solo un guardiano. Solo quello. Cos'è un guardiano? E comunque adesso un guardiano c'è là. Da quando c'è il russo le cose sono tutte peggiorate. I russi di oggi sono peggio dei russi di ieri. Molto peggio. Era meglio quando la segheria era dello Stato. Che ci vuol fare? Il governatore l'ha venduta al russo? È il capitalismo. È il capitalismo. Il capitalismo è come una malattia veneria. Ti attacca lì dove ti piace di più. Oh, scusami. No, è che lo diceva sempre mio marito. Ho incontrato Messi. Tu lo conosci, Messi? Lui lavora alla segheria con Adi e Bogdan. E voleva sapere se anche tu hai voglia di lavorare lì con loro. Che ci fa qui? Ah, lavora alla segheria come controllore di sega. Stai scherzando? No. E che cazzo vuol dire? Allora significa che controllerà che Adi e Bogdan non si fanno le seghe. Ma perché, Madonna Santa? Ma perché? Allora chiudila, cominciamo. Faccio partire la sega. E speriamo bene. Diventi sordo, non senti più quel rumore. Io non voglio diventare sordo. Ma non diventi sordo, chiuna. Non diventi sordo. Non diventi sordo, chiuna. Volevo sapere a che punto è la storia dell'orchestra. È a buon punto. E che punto è questo buon punto? Riaprirà. Ma così è, finché l'orchestra non riapre e poi basta. Ma la segheria non va bene, anzi va male. Sì, però Giula lo avete preso. Sì, e rimane l'unico. Ma come l'unico? Giula va bene e io no. Ma è così. Ma così tu mi offendi? Mi stai dicendo che Giula è meglio di me? Basta di lui! Silenzio! Silenzio! Al consueto appuntamento con l'ora dell'intenditore. Il nostro concorrente di oggi è un ragazzo di Vint e si chiama Giula, giusto? Sì, Giula.